Questo è il TG di Telelondra, ben ritrovati. Questa edizione parte con il discorso fatto dalla regina Elisabetta II dalla sua residenza di Windsor alla nazione. In support of us all. I'm sure the nation will join me in assuring you that what you do is appreciated and every hour of your hard work brings us closer to a return to more normal times. I also want to thank those of you who are staying at home, thereby helping to protect the vulnerable and sparing many families the pain already felt by those who have lost loved ones. Together we are tackling this disease, and I want to reassure you that if we remain united and resolute, then we will overcome it. I hope in the years to come, everyone will be able to take pride in how they responded to this challenge. And those who come after us will say the Britons of this generation were as strong as any, that the attributes of self-discipline, of quiet, good-humoured resolve, and of fellow feeling still characterise this country. The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The moments when the United Kingdom has come together to applaud its care and essential workers will be remembered as an expression of our national spirit. And its symbol will be the rainbows drawn by children. Across the Commonwealth and around the world, we have seen heartwarming stories of people coming together to help others, be it through delivering food parcels and medicines, checking on neighbours, or converting businesses to help the relief effort. And though self-isolating may at times be hard, many people of all faiths and of none are discovering that it presents an opportunity to slow down, pause and reflect in prayer or meditation. It reminds me of the very first broadcast I made in 1940, helped by my sister. We as children spoke from here at Windsor to children who had been evacuated from their homes and sent away for their own safety. Today, once again, many will feel a painful sense of separation from their loved ones. But now as then, we know deep down that it is the right thing to do. While we have faced challenges before, this one is different. This time we join with all nations across the globe in a common endeavor, using the great advances of science and our instinctive compassion to heal. We will succeed, and that success will belong to every one of us. We should take comfort that while we may have more still to endure, better days will return. We will be with our friends again. We will be with our families again. We will meet again. But for now, I send my thanks and warmest good wishes to you all. Ci auguriamo naturalmente che questa situazione passi in fretta e vi raccomandiamo di rimanere in casa per salvare vite umane. Andiamo con i titoli. Ipotesi braccialetti per circolare durante la pandemia. Coronavirus fronte le limitazioni personali. NHS, rischio di licenziamento per chi parla con i giornalisti se non è previa autorizzazione. Supporto psicologico per chi ne ha bisogno. E-bike gratis per gli operatori NHS. Il governo starebbe pensando ad utilizzare braccialetti e autorizzazioni che indicherebbero l'immunità al coronavirus per il detentore, ad utilizzarli naturalmente solo chi è guarito da coronavirus, sviluppando così l'immunità. Il governo starebbe pensando di utilizzare dei braccialetti o dei certificati di immunità al coronavirus. Ad utilizzarli dovrebbero essere chi è guarito dal virus, sviluppando così l'immunità.
Per il momento si tratta di un'ipotesi avanzata da alcuni quotidiani che hanno ripreso un'intervista del ministro della Salute Hancock, che però ha dichiarato come le certezze sul virus per il momento siano ancora poche. Non si sa infatti se i guariti svilupperanno un'immunità e quindi l'ipotesi di un certificato non potrà essere applicata finché la ricerca non avrà chiarito questo aspetto. Nell'intenzione dei tecnici, il certificato dovrebbe permettere a chi è immune di poter circolare nonostante il lockdown, perché è considerato non pericoloso per gli altri. Anche la Germania starebbe progettando di emettere i certificati una volta raggiunti i 100.000 test. Si prospetterebbe così una società divisa tra immuni e non immuni, una sorta di nuove classi sociali dell'era moderna. Non tutti i britannici sono d'accordo con le misure adottate dal governo, le considerano troppo restrittive. Per questo sta girando anche una petizione tra le tante che servirebbe a cancellare il coronavirus bill, in particolare quelle parti che prevedono l'isolamento e l'obbligo anche per i bambini, come quello di prelevare campioni biologici o il trattamento sanitario obbligatorio. Ce ne parla nel servizio Daniele Pace. Non tutti sono d'accordo con le misure prese dal governo Johnson e su internet più di 160.000 persone hanno firmato la petizione per annullare il Coronavirus Act. Le misure più contestate sono la detenzione e l'isolamento forzato anche di bambini e soprattutto il prelievo forzato dei campioni biologici. Le leggi a tutela dei cittadini in caso di trattamento per problemi mentali sono state modificate per rendere più semplici i trattamenti sanitari obbligatori e basterà anche il parere di un solo ufficiale medico o della polizia per essere isolati e costretti a subire dei trattamenti medici. Con il divieto di assembramento saranno più difficili le proteste, sotto accusa anche l'amnistia per i servizi sanitari in caso di errori sanzionabili dalla legge. Infine, i firmatari della petizione contestano anche la possibilità di cremare i corpi senza certificazioni mediche o autopsie. Rimaniamo in tema di restrizioni e limitazioni personali, perché negli ultimi giorni molti telespettatori increduli hanno ritenuto non vere le nostre segnalazioni arrivate in redazione da parte di connazionali italiani impiegati nel NHS che denunciavano situazioni preoccupanti legate alle condizioni di lavoro con scarse protezioni adottate in corsia e alla condizione di alta esposizione al virus. Lo scetticismo nasce dalla censura che ci è stata richiesta al momento della segnalazione, censura che noi continueremo ad adottare come protezione per i nostri connazionali. Il nostro lavoro rimane ovviamente quello di verificare la fonte ed il contenuto. Da come emerge però ci sarebbero delle pressioni da parte dell'NHS verso i suoi dipendenti per limitare i contatti non autorizzati con i giornalisti. Sentite la testimonianza di questa operatrice sanitaria. Ci è stato chiaramente detto che se rilasciamo interviste e non importa la natura o il contenuto, o rilasciamo delle dichiarazioni ai media, veniamo licenziati. Quindi già questa è motivo di licenziamento. Quello che ti posso dire è che le cose stanno cambiando rispetto anche all'utilizzo delle mascherine, perché fino a pochi giorni fa te le strappavano dal volto dicendo che eravamo ridicoli e che spaventavamo i pazienti. Adesso le cose cominciano a cambiare, probabilmente ti faranno indossare le mascherine, però ti parlo del mio ospedale. Stanno pensando all'ipotesi di testare tutto il personale sanitario, anche perché si sono resi conto che c'è un problema di persone che sono asintomatiche ma positive e che sono dei grandi diffusori di virus. Il problema c'è e soprattutto sarà molto evidente nelle prossime settimane. Tra i molti effetti della pandemia di coronavirus e del conseguente lockdown ci sono gli effetti psicologici provocati dalla quarantena, costretti a rimanere all'interno delle mura di casa, delle quattro mura di casa, molte persone iniziano a manifestare stress, ansia e attacchi di panico. Per cercare di contrastare questo stato di malessere generalizzato, l'NHS ha aperto 3 sezioni al Charles Hospital, al Norwich Park Hospital e a Eglinton Hospital per aiutare i pazienti che accorrono ai reparti di pronto soccorso e hanno bisogno di un supporto psicologico durante la pandemia.
Per quanto riguarda le persone che hanno bisogno di supporto psicologico, queste persone possono usare il numero telefonico 02 08 000 23 650 o scrivere a cnw.tr.spa@nhs.net. La linea è disponibile 24 su 24, serve ai residenti di Chelsea, Westminster, Brent, Harrow. L'analoga helpline del Greenfield Health and Wellbeing Service invece è disponibile allo 0208 63 76 279 dalle 8 di mattina alle 8 del pomeriggio durante i giorni infrasettimanali e dalle 9 alle 20 nei weekend. Oppure si può scrivere una mail a greenfield.wellbeingservice@nhs.net. Inoltre, a breve verranno attivati i servizi per la comunità, come la psicoterapia, in parte offerta con incontri faccia a faccia, ma soprattutto online o al telefono. La City si mobilita per la salute dei suoi concittadini e per farlo sceglie le bici elettriche. In piena epidemia da coronavirus, Londra offre le bike elettriche gratis per 3 mesi ai dipendenti dell'NHS che devono raggiungere il proprio posto di lavoro, evitando così di accalcarsi all'interno dei mezzi pubblici. Le prime a partire saranno 20 bici di GoCycle, seguite a ruota da quelle di Relite. La chiamata per i produttori arriva anche da Full Charge, azienda con sede a Londra e a Silverstone, che metterà a disposizione le proprie e-bike per medici e infermieri impegnati in prima linea per l'emergenza Covid-19. La società fa sapere che scaduti i 3 mesi non c'è alcun obbligo ed è possibile prorogare il servizio senza alcun costo aggiuntivo. Già un mese fa Brompton, uno dei noti marchi inglesi di biciclette pieghevoli, l'aveva messa a disposizione per un periodo di 30 giorni al costo simbolico di una sterlina. In Scozia ci ha pensato la Ford Valley, mentre Uber ha regalato 50 corse gratuite sulle sue Jump Date in prestito per 10 sterline per tratta. Ed ora le notizie più importanti della settimana, grazie a Flash Week. Centro Studi di Confindustria inizia a fare i conti con il lockdown dell'Italia, stimando che nel primo semestre dell'anno il PIL del nostro paese crollerà del 10%. Se l'emergenza sarà superata a maggio, come si vociferà nelle stanze di Palazzo Chigi, il PIL italiano potrebbe assestarsi attorno al meno 6%, per avere poi un rimbalzo nel 2021, quando potrebbe segnare il più 3,5%. Lo studio di Confindustria oggi può solo basarsi su ipotesi statistiche, secondo i dati e la situazione attuali, senza tener conto di eventuali miglioramenti o peggioramenti della crisi sanitaria con un prolungamento del lockdown. Ogni settimana di chiusura costa al Paese almeno lo 0,75% del PIL, dice il rapporto, che però lancia anche dei segnali positivi. I settori considerati essenziali, infatti, generano circa il 60% del valore aggiunto e della produzione nazionali e danno lavoro a circa il 70% degli occupati, ovvero 17,3 milioni di persone, coinvolgendo il 44% delle imprese, ovvero circa 1,9 milioni, dati che suggeriscono un certo ottimismo per l'anno prossimo. Mentre tutto il mondo elogia l'Italia per le sue misure sul coronavirus, l'Università di Harvard boccia sonoramente il nostro paese attraverso la sua rivista scientifica. Nonostante la situazione fosse nuova e straordinaria e quindi poteva cogliere di sorpresa il nostro governo, il rapporto di Harvard parla di un fallimento sistematico nell'assorbire e agire rapidamente ed efficacemente in base alle informazioni esistenti, ovvero quelle provenienti dalla Cina. Il meccanismo psicologico che ci fa cercare informazioni che confermino il nostro modo di vedere le cose è il primo imputato, fanno notare da Harvard, sottolineando come i nostri politici abbiano inizialmente suggerito addirittura di fare gli aperitivi, in un momento in cui invece c'era la necessità di prendere misure. Anche i provvedimenti graduali e progressivi, secondo l'università, si sono rivelati sbagliati, perché la rapida diffusione del virus suggeriva un approccio più drastico. Poi la gestione diversa della sanità italiana, che dipende dalle regioni, non ha permesso di tracciare una linea dei contagi e le reazioni sono state diverse da regione a regione, meglio il Veneto ad esempio e male la Lombardia.
Anche la raccolta dei dati, prima troppo pochi e in seguito poco precisi, è nel mirino di Harvard. Insomma, una bocciatura su tutti i fronti per l'Italia. Nell'overload di notizie sul coronavirus e sulla tensione focalizzata sui grandi stati mondiali, c'è una parte della penisola italiana che è completamente dimenticata dai media, diventando suo malgrado lo stato con più alto numero di contagiati per numero di abitanti. Parliamo della Repubblica di San Marino. Anche il membro del Parlamento Jeremy Hunt ha twittato la sua richiesta di aiuto per San Marino. Dato che ci preoccupiamo dell'Italia, non dimenticare la piccola San Marino, la più antica repubblica del mondo, proprio nel mezzo della zona rossa italiana e con il più alto tasso di infezione al mondo. Appello che arriva anche dal consolato di San Marino a Londra. La Repubblica di San Marino sta vivendo una delle emergenze sanitarie più gravi della sua storia. Puoi donare al Dipartimento della Protezione Civile di San Marino. Se puoi, per favore, dona. Questo è il video dell'appello di San Marino a tutti quelli che lo possono aiutare. Ciao, sono San Marino, la più antica repubblica del mondo, fondata nel 301 d.C. Non sono molto grande, circa 60 km quadrati, e sono uno stato indipendente dentro l'Italia. Oggi mi trovo in difficoltà. Sto combattendo, come tanti altri stati, contro un nemico invisibile che sta colpendo i miei abitanti. Al mondo sono lo stato con più contagiati per numero di abitanti. I miei cittadini stanno vivendo momenti difficili, attuando grandi misure restrittive, come la nostra vicina Italia, misure necessarie d'emergenza. Nei miei secoli di vita, io e i miei abitanti ne abbiamo già viste tante. Terremoti, guerre. Napoleone non ci conquistò e provò a comprarci con doni e terre che rifiutammo. Siamo un popolo umile. Le bombe della Seconda Guerra Mondiale, ahimè, ci colpirono. E come se ci colpirono, anche se mi sono dichiarato sempre neutrale. E anche quella volta, nella miseria più totale, ho dato rifugio a tantissimi. Chi mi ha conosciuto, beh, sa di quanta bellezza e storia sono custode. Abramo Lincoln disse di me: benché il vostro dominio sia piccolo, non di meno il vostro stato è uno dei più onorati di tutta la storia. Oggi chiedo sostegno e un grande gesto di solidarietà per aiutare il mio piccolo, unico ed eccellente ospedale nel superare al meglio questa drammatica situazione. Con la tua donazione potrai veramente fare la differenza, aiutandoci ad acquistare materiale sanitario e salvare vite. Non ho porti, né treni, né aeroporti. Sono uno stato pacifico senza un esercito e non faccio parte dell'Unione Europea. Ma ho la forza del mio popolo che al meglio sta contrastando l'emergenza. Ah beh, quando tutto sarà finito, ti invito a visitarmi. Sono l'antica terra della libertà. Secoli di cultura, storia, tradizioni, eventi. Il mio monte Titano, con le tre torri simbolo da sempre della millenaria indipendenza. Il mio centro storico, dove il tempo pare si sia fermato. E che dire dei miei paesaggi? Incantevoli tutto l'anno, magici con la neve, fiabeschi con la nebbia, splendidi con il sole. I miei negozi in cui fare shopping, la mia natura incontaminata, dove potrai trovare pace e tranquillità. Per non parlare della mia cucina. Tagliatelle, ravioli, salumi, l'impareggiabile vino, i miei prodotti tipici. Ma prima, se puoi, aiutami. Dona o condividi sui social con l'hashtag HelpSanMarino2020 il mio video, per far sì che il messaggio varchi i miei piccolissimi confini e raggiunga il maggior numero di persone. In queste ore buie, San Marino e il suo popolo resistono, ma abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Grazie per aver seguito questa edizione del TG di Tele Londra. Il nostro arrivederci la prossima settimana. Grazie.